In Cile la strategia usata sta ottenendo analoghi risultati attraverso il medesimo uso della provocazione e dei gruppi di destra. I due paesi, pur così lontani, hanno molti punti in comune e vanno sorvegliati con le stesse tecniche. Il centro di spionaggio privato della società ATT sta operando pressioni per un intervento di rapida efficacia. È opportuno stabilire al più presto un contatto. Sono Neil, della ITT. Dov'è il presidente Jenin? Aspetta assieme a McCann alla stanza 255. Purtroppo le ultime notizie dal Cile sono sempre più pessimistiche. Allende andrà sicuramente al potere. Mr. Jenin è molto deluso. La nostra società e altre multinazionali dovrebbero esercitare pressione economica sul Cile. E il modo? Restringendo i crediti, chiudendo le banche ed escludendo qualsiasi aiuto. Le nostre società dovranno ritardare i pagamenti e le consegne. Dovremo sopprimere ogni aiuto tecnico. Allora la caduta progressiva dell'economia provocherà un'ondata di violenze che faranno da premessa a un colpo di Stato militare. Penso che su questa base avrete l'aiuto che desiderate. La morte di Snyder è servita solo a creare sdegno e a rafforzare la posizione di Allende. Quanto a Frey, in una situazione immatura, ha dovuto per forza fare marcia indietro. Bene, tutti gli errori si pagano. Come il presidente della nostra società ha fatto sapere a Mr. Kissinger, noi siamo pronti a dare il nostro contributo finanziario per far cadere Salvador Allende con somme di 7 cifre. Facciamo arrivare il denaro nel modo più discreto. Una parte arriva in Cile attraverso i partiti democristiani europei, come se fosse una donazione dell'Internazionale Democristiana alla DC in Cile. Poi c'è anche un banchiere siciliano che ci aiuterà. Chi è attualmente il presidente dell'Internazionale dei Partiti Democratici Cristiani? L'onorevole Mariano Rumor. Ah, Rumor. Signori delle Nazioni Unite, io accuso l'ITT, davanti alla coscienza del mondo, d'aver voluto provocare nella mia patria una guerra civile, ciò che per un paese rappresenta la disintegrazione totale. Ecco ciò che noi chiamiamo l'ingerenza imperialista. D'accordo, sono $200 al giorno per canna. Bene, ecco qua i primi 10 giorni anticipati. Va bene, 10 giorni anticipati. Oh, hai visto che il successo dello sciopero è eccezionale? L'esercito ha l'ordine di requisire tutti i camion, però lo fa di malavoglia. La Democrazia Cristiana ci ha dato un appoggio incondizionato. Ma il sindacato di Balboa che fa? Non c'è nulla da fare, Balboa è contrario allo sciopero. Però quelli requisiti vengono consegnati senza gomme e senza pezzi del motore. Santiago ormai è quasi isolato. Dobbiamo reagire, non possiamo star fermi. Più che un sabotaggio, questa è una guerra civile. L'inverno si fa sempre più freddo e peggiora le cose. Anche a Vigna del Mare, i camion fedeli a Unidad Popular sono stati attaccati. Chi di voi è Balboa? Io sono Balboa. Balboa! 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 Compagni, uomini e donne del Cile, il paese è ad una svolta drammatica e il rischio di una guerra civile si fa sempre più grande. In meno di un mese, 37 nodi ferroviari, 10 ponti importanti, un tunnel e 6 oleodotti sono stati sabotati. E non basta. Al sabotaggio con esplosivi si aggiungono sistemi più raffinati, come la rovina dei raccolti nelle campagne ad opera di veleni chimici. Le provocazioni si aggiungono alle provocazioni. Se questa non è guerra civile, è solo perché gli attacchi vengono da una parte sola e perché gli aggrediti non vogliono replicare. Sappiamo però che le provocazioni sono ispirate da forze eversive straniere. Il senso di responsabilità delle parti deve essere auspicato.
La risposta alle provocazioni potrebbe solo aggiungere violenza a violenza. Ma non è questo che noi vogliamo. Cosa hanno fatto saltare questa volta? Guardate se abbiamo avuto degli attentati. Dimissioni! 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 Presidente, non ne manca una. La moglie del generale Lee, la moglie di Ruiz. Ci sono le mogli di tutto lo Stato Maggiore. Mandano avanti le mogli per demoralizzarla, generale. Sono diabolici. Giurerei che anche questa mossa viene dai consiglieri americani. È troppo sottile. Dimissioni! 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 La sola speranza è che i golpisti aspettino i risultati delle trattative con la Democrazia Cristiana. O un plebiscito. O arriveremo ad un accordo o deciderà il popolo cileno. Cocomero! 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 Generale Cocomero! Rosso di dentro, verde di fuori! Cocomero! Cocomero! Prenderà il mio posto Pinochet. Prats, quanto mi sta dicendo è molto grave. Non è possibile che lei si faccia impressionare da queste donnette. La prego di riflettere. Il generale Pinochet, anche se democristiano e amico di Frei, ha più volte dimostrato la sua fedeltà alle istituzioni repubblicane. Generale Pinochet, la situazione è sempre più grave. So di poter contare sulla sua fedeltà alle istituzioni. Il generale Prats non poteva avere un successore migliore. La ringrazio, presidente. L'ho convocata qui, caro generale, per concordare un piano antigolpe. I partiti di Unidad Popular hanno deciso che questo piano sia basato sulla coordinazione tra le forze militari fedeli al governo e le organizzazioni operaie. Più che giusto. Sono i suoi ordini, signor presidente. Fai entrare i rappresentanti sindacali. Va bene. Fate entrare i rappresentanti sindacali. Salve. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Allora, quali sono i vostri programmi? In caso di golpe, signor presidente, il problema principale sarà come distribuire le armi agli operai. Finalmente. Ho lasciato Frei con Alwin pochi minuti fa. Allora, la Democrazia Cristiana si è decisa a votare in Parlamento con la destra per la illegittimità del governo. È l'ultima spinta per agire. Il mio partito tiene ad esprimere perplessità sul dopo. Quale dopo? Su ciò che avverrà dopo il golpe militare. Ci sarà un periodo di assestamento. E che se il golpe toglie di mezzo anche la Democrazia Cristiana, la soluzione finale sarà il fascismo. A grossi mali, grossi rimedi, ma sarà una cosa momentanea. Vi posso assicurare che Washington è molto sensibile a questo argomento. Il generale Pinochet. Signori, i tempi stringono. La flotta uscirà dal porto di Valparaíso per unirsi a quella americana, ma nella stessa notte rientrerà a luci spente e darà inizio alle operazioni. Da parte nostra posso confermare che l'aereo spia del tipo B-57S, comandato dal maggiore Schull, fungerà da centrale radio volante e coordinerà i movimenti delle forze armate. L'aviazione farà tacere i loro servizi radio e televisivi. Non capiranno neppure cosa starà avvenendo. L'esercito è compatto. Gli ufficiali, i soldati, fedeli al governo, già individuati, saranno eliminati. Per primi i 150 marinai già arrestati a Valparaíso. E la reazione popolare? Non ci sarà. E i pochi che oseranno saranno annientati in poche ore. E Allende? Allende si illude ancora di venire a patti con voi, di fare il manovriero. Ai primi spari se la farà sotto dalla paura. Cronache parlamentari. Santiago del Cile. Oggi la maggioranza della Camera, costituita dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Nazionale e dai gruppi di destra, ha dichiarato l'illegittimità della presidenza Allende, facendo seguito a una analoga dichiarazione della Corte Suprema. Un portavoce della sinistra ha definito questo voto una copertura giuridica per le forze golpiste. Non so, ho visto solo tua sorella. Beppe,
Miguel, che si può fare? Ben poco, credo. Resistere fino alla fine. Se non ci arrendiamo, minacciano di bombardarci. Dov'è mio padre? Che cosa ha detto, generale Paesa? Le ripeto che in cambio della sua resa e delle sue dimissioni, la giunta le offre un aereo per farla trasferire in qualsiasi luogo, lei e la sua famiglia. Solo generali traditori come voi, che non sanno cosa significhi essere uomini d'onore, possono fare proposte così vili. L'aereo va bene per ufficiali burattini, non per me, né per nessuno dei miei. A fascisti pagati dalla CIA, a rinnegati come voi, si può solo dire merda. Papà! Presto, dovete andare via subito. Non si fa la rivoluzione con morti inutili. Sì, non ti lasceremo qui. No, noi rimaniamo con te. Io resterò qui perché sono il presidente del Cile, eletto dal popolo e alla fiducia del popolo del mondo. Posso dirvi che per il Cile sta cominciando ora la vera battaglia per la conquista di una libertà. Di una libertà che proprio in questo istante sta perdendo. Da Maggiore Sulla, centro operativo Penalole, 92 chiama 025. Messaggio ricevuto, passo. Messaggio 5 dell'aereo spia americano. Le stazioni radiotelevisive rosse sono state annientate, signor generale. Bene, comunica il Maggiore Schull che Allende rifiuta di arrendersi. Ad Allende penseremo dopo. Ora dobbiamo stroncare la prevista resistenza nei cordones industriali. Generale, l'esercito è tutto dalla nostra parte. Dopo le fucilazioni dei militari traditori, resta solo una debole resistenza nella scuola sottufficiali. Schiacciateli. Schiacciateli. Tra poche ore, sul Cile, sventolerà la bandiera della libertà. Serro Moreno è ora disimpegnata. Bene, ordinate alla squadra di dirigersi sul palazzo presidenziale. Questa sarà la vostra missione. Andate. Addio, presto, presidente. Buona fortuna. Riunisci nel salotto esca tutte le donne e gli uomini senza armi. Tutti nel salotto esca. Via, via, presto, presto, via. Io ringrazio i ministri e tutti i collaboratori per l'opera svolta in questi 3 anni. Ma ora ordino a chi non è armato di lasciare il palazzo. Non voglio inutili sacrifici. La classe operaia avrà un gran bisogno di quadri per la lotta futura. Vi prego di ubbidire subito. No. Le donne prima d'ogni altro. No, non vogliamo stare. No. 92 chiama 025. Gli aerei sono giunti in posizione per il bombardamento. Fare arretrare i carri armati. I carri davanti alla moneta devono arretrare nelle strade adiacenti. Generale Baeza, chiedo una tregua di 5 minuti per far uscire le donne dal palazzo. So benissimo che siete un traditore, ma spero che non sarete anche un traditore di donne. Non ho ricevuto ordini in proposito. Non do nessuna garanzia. Sono arretrate. Non sparano più. Questo è il momento. Andate, andate, presto. Papà, è un errore. Possono prenderci come ostaggi per farti arrendere. Lasciaci qui con te. Dovete andare lo stesso, non cederò. Papà. E se vi uccideranno, il mondo saprà fino a che punto resiste il presidente del Cile, pur di non abbandonare il suo popolo. Andate, presto. Addio, compagno. Addio, papà. Addio. Voi giovani continuerete la lotta. Thank you.
accanto ai muri maestri. Raggruppatevi, preparatevi al nuovo assalto. I soldati hanno sfondato la porta di via Morandè. Certo, si poteva evitare. Nessuno, nemmeno la vedova, deve vedere il corpo di Allende. Dovremo accreditare la tesi del suicidio. Ordino che nessuno debba più vedere il cadavere di Allende. Causa ufficiale della morte, suicidio. Generale Pinochet, il generale Liga al telefono. Signori, ho l'onore di comunicarvi che ogni focolaio di resistenza è spento. Il Cile è nelle nostre mani. Vogliamo pace, non medaglie! Mi vergogno delle medaglie prese in Vietnam. Le rendo al governo americano! Standard Oil New Jersey 18.7, Ford Motor 16.4, Royal Dutch Shell Group 12.7, General Electric 9.4, IBM 8.2, Chrysler 6.5, Unilever 24.3, ITT 7.9. Here are today's mineral indicators.